La scelta di analizzare i paesaggi dell'ordinario è ricaduta su due aree metropolitane importanti di due capitali europee, che sono Barcellona e Lione. Due casi interessanti, uno è il parco Marie-Beige-Neige e l'altro è stato raccontato attraverso la voce del direttore delle aree verdi dell'area metropolitana di Barcellona. Nel primo caso si tratta di un territorio molto esteso a ovest della città di Lione, che ha avuto a partire dagli anni 60 una lunga storia di costruzioni di canalizzazioni, di drenaggi, un luogo che inizialmente era rifiutato dalla popolazione, che era un luogo anche pericoloso, e poi progressivamente a partire dagli anni 90 è stato recuperato, valorizzato ed è diventato una delle più grandi attrazioni dell'area metropolitana lionese, con una gestione anche economica attenta proprio alla valorizzazione e a migliorare, ad abbellire sempre per la fruizione. Il caso dell'area metropolitana di Barcellona è un caso altrettanto complesso, ci è stato appunto raccontato attraverso vari esempi di come si riesce anche con piccoli interventi minimali comunque sempre a ricavare nuovi spazi verdi per una sempre maggiore domanda di fruizione da parte della popolazione metropolitana.